Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buon pomeriggio a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport, la giornata, un fine settimana intenso tra basket, calcio e motori in cui veramente le emozioni non sono mancate, ma anche qualche delusione. E cominciamo dalle delusioni, soprattutto con la inaspettata sconfitta della Castellano Ulas per ciò che concerne la quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie C nazionale davanti al proprio pubblico ad opera della pallacanestro Nardò per 65-77 in una gara dai due volti. Primo tempo per i biancazzurri di Matteo Totaro, secondo per i salentini di Quarta, perfettamente cinici e capaci di approfittare al momento giusto per inserirsi nelle maglie avversarie. È stata una gara da subito a ritmi elevatissimi con la coppia Laudisa Bialic da una parte e Mazzotta Maggi con Martone dall'altra, tante belle emozioni in cui tra l'altro l'incertezza dell'evolversi dell'incontro a seconda del punteggio è stata tra i fattori determinanti di questa sfida. Ripetiamo, per la prima parte ben giocata dai biancazzurri di Matteo Totaro, un po' meno nella seconda. I salentini non hanno rubato nulla e si deve sempre rispettare l'opinione di chi fa informazione sempre al di sopra delle parti, né parteggiando per una né parteggiando per l'altra, e comunque la nostra visione è che non si può sempre imputare agli arbitri qualcosa di irregolare, se di irregolare si può parlare. Comunque la gara è stata, dicevo, determinata, grintosa, a ritmi elevatissimi, con addirittura i cannibali che sono arrivati almeno 1 a 2 minuti dal termine, poi la maggiore freschezza di Bielic dalla lunetta ha chiuso definitivamente i conti. La delusione biancazzurra è stata più che evidente, ma è chiaro che bisognerà riprendersi subito. Ci sarà una pausa, certo non voluta dal calendario. 2 settimane per provare la difficile trasferta contro il Basket Napoli con la Megarid, che tra l'altro è stata battuta in casa. Allora andiamo a vedere un po' tutti i risultati di questa quinta giornata di campionato. Allora, Pozzuoli, Potenza sconfitta in casa per 88-62 dal Pozzuoli. Poi a Napoli, Juve Trani batte Basket Napoli 77-60. A Castellammare di Stabia la capolista Scafati in testa alla classifica e vincitrice per 89-85 nel finale. A Sarno, successo esterno dei Campani, ad Agropoli per 90-78. Poi il Basket San Severo ha battuto il Bernalda, la piacevole rivelazione di questo inizio torneo, 82-35. E poi infine la partita della Castellano Udas persa ad opera del Nardò per 77-65. In attesa sconfitta per la Castellano Udas nella quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie C nazionale maschile di basket, i ragazzi guidati da Matteo Totaro hanno perso con il punteggio di 77-65 ad opera del pallacanestro Nardò. Una prima parte ampiamente dominata dai padroni di casa, mentre la seconda ha visto il ritorno prepotente dei salentini che, grazie alla coppia Bielic-Colella, unita anche alla difesa di Rico, hanno saputo affrontare una squadra che proprio nell'ultima parte ha perso la maggiore concentrazione. Tra gli altri risultati di rilievo della giornata, da segnalare il successo del San Severo sul Bernalda per 82-35, mentre la capolista Scafati espugna il campo di Castellammare di Stabia. Classifica, almeno per ciò che concerne le prime posizioni, con Scafati 10 punti, Basket San Severo a quota 8, poi cestistica Ostuni, Sarno e Trani a 6, mentre un gruppetto ben consistente di squadre è a 4 punti, tra cui anche la Castellano Udas. Parliamo anche dell'Olimpica, abbiamo già sentito e vi abbiamo già raccontato di cosa è successo nelle partite di sabato scorso contro l'Andria Bari nel corso di Radio Sport la domenica di ieri, ed anche in diretta basket c'è apprensione per le condizioni di Andrea Colapietro, il play della formazione giallo-blu, che si è infortunato proprio a pochi secondi dalla gara. Domani è in programma una risonanza magnetica per il giocatore.
Si teme una lesione del legamento del ginocchio sinistro con tempi di recupero, si dice, abbastanza lunghi, ma evidentemente domani ne sapremo certamente qualcosa di più. E comunque, nonostante questo, l'Olimpica ha portato a casa la prima vittoria della stagione tra le squadre pugliesi che hanno brillato ieri. Diamond Foggia e Vieste in trasferta, i Downi hanno vinto 69 a 50 a Barletta, mentre i Viestani hanno vinto a Sant'Emo con il punteggio di 76 a 53. Chiusa la parentesi cestistica, parliamo anche di calcio. I campionati di prima e seconda categoria hanno visto un doppio successo delle squadre della città di Cerignola. Per la prima categoria, l'Audace Cerignola conferma la leadership in classifica dopo il successo esterno contro il San Marco per 4-1. Anche la Sportmania comanda nel campionato di seconda categoria grazie al successo sul Matinum per 3-0. Parliamo anche del campionato di Serie A che ha visto la sua settima giornata e l'abbiamo riassunta così in questo servizio che adesso possiamo vedere. È finita con un divertente 2-2 il posticipo della settima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Napoli. Alla doppietta di Caleon hanno seguito il ritorno dei nerazzurri con il pareggio dell'1-1 di Guarin e il 2-2 finale firmato dall'ex attaccante della Lazio Hernanes. Tra gli altri risultati di rilievo, la vittoria esterna del Milan a Verona, l'Atalanta vince nel finale contro il Parma e la Lazio espugna il terreno del Franchi di Firenze grazie a Giorgiovic e Lulic. Per quanto riguarda invece le altre sfide, da segnalare il rotondo successo del Palermo sul Cesena per 2-1 e del Torino sull'Udinese con Quagliarella. Stasera il quadro sarà completato da Genoa-Empoli, partita che era a rischio dopo l'alluvione dei giorni scorsi, ma che si svolgerà regolarmente. Questa dunque è la sintesi della giornata di campionato che si concluderà questa sera con il posticipo Genoa-Empoli. In chiusura, doveroso omaggio a Valentino Rossi che ieri ha vinto sul circuito di Phillip Island il Gran Premio d'Australia, 17ª prova del mondiale e matematicamente vice campione mondiale. Il pilota di Borgo Panigale è stato protagonista di una gara bella, entusiasmante, spettacolare con Liberico Marquez, che è campione del mondo attuale, conquistato una settimana fa in Giappone, che è caduto a sei giri dalla conclusione, lasciando così via libera al dottore di poter vincere il suo Gran Premio numero 250. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport e la giornata. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione sportiva, naturalmente con la nostra testata il prossimo fine settimana e poi da domani, dal martedì al venerdì alle 13 con il TG dello Sport, Sport Report. Grazie a tutti per l'attenzione, più tardi l'edizione principale del telegiornale. Da Mimmo Siena, auguro una buona settimana.